quando e come utilizzare la meditazione. E poi, parliamoci chiaro, ma la meditazione funziona veramente? La meditazione è per tutti? Seguimi in questo video. Allora, la meditazione sì, può essere per tutti, però bisogna sapere intanto qual è il nostro canale preferenziale, perché ci sono delle persone che magari sono propense a fare una meditazione, così come in questo momento sono seduto in riva al mare, in mezzo all'oceano, a un posto tranquillo, un posto dove l'ambiente aiuta tantissimo e diventa più facile meditare, più facile entrare in connessione con gli elementi della natura, i quattro elementi essenziali della natura: il sole, come il fuoco, la terra, l'aria, l'acqua, questi quattro elementi che ci accompagnano da quando nasciamo a quando ce ne andiamo. E quindi è importante capire dove sei in questo momento, in quale ambiente sei, ma ti assicuro che anche se sei in una grande città puoi comunque iniziare a meditare. Anzi, la meditazione è facilmente applicabile in ogni luogo. Però, come ti dicevo, bisogna adattarla a noi stessi. Ci sono persone che fanno una meditazione da seduto, altre persone devono camminare, altre persone devono correre, altre persone devono fare sport, altre persone fanno meditazione mentre cucinano, altre persone mentre dipingono, mentre lavorano qualsiasi cosa con le mani. Quindi non fermiamoci sull'aspetto del dire: oddio, adesso devo meditare, allora devo andare in un monastero, devo stare insieme ai monaci. In realtà funziona in modo inconsapevole e già lo fai in modo naturale, perché quando fai le cose che ti fanno stare bene, quando fai le cose che ti appassionano, è come se tu entrassi indirettamente in un flusso di energia, e quel flusso di energia è come se ti facesse capire che il tempo si ferma, il tempo rallenta, il tempo è una concezione solo della nostra mente. Quando siamo in quel cammino di energia, quel cammino di introspezione verso un tempo indefinito, allora lì sei in uno stato di meditazione. Però quando non fare meditazione? Allora, non fare meditazione quando hai un'energia troppo alta, quando hai tanti pensieri da risolvere, hai tante cose da programmare, quando sei sotto stress, quando hai delle scadenze, quando hai un'energia molto bassa, quando sei in confusione, quando sei in un momento di ansia, quando sei magari troppo preoccupato per gli avvenimenti esterni. Perché? Perché lì devi essere capace, non vuol dire che poi non puoi farlo, dopo che ti ho detto tutte queste cose, puoi fare la meditazione, ma devi sempre conoscerti, perché se sei in uno stato d'ansia devi sapere che tipo di tecnica di respirazione usare, che tipo di pensieri utilizzare, come gestire i tuoi pensieri, come lavorare sulle tue emozioni, ok? E questo ne parlo nel mio videocorso di meditazione. Però io qua voglio darti un concetto importante, perché se sei su questo canale da un po' di tempo, magari mi conosci, sai che a volte le meditazioni non funzionano. Invece se sei nuovo, intanto ti invito a iscriverti a questo canale, attivare la campanella, perché troverai tantissimi contenuti legati al mondo della crescita personale, al coaching e alla meditazione come viaggio introspettivo, quel viaggio che ti permette di conoscere sempre di più te stesso e di conoscere sempre di più quelle dinamiche che accadono nella nostra vita e a volte ci destabilizzano. Ma quando tu conosci, riconosci cosa mettere in campo, quale strategia, quale metodo mettere in campo, allora diventa anche più facile uscire da quella confusione. Quindi, se hai ben chiaro quando sei sotto stress, quando sei in un momento di confusione, di incertezza, sei debole fisicamente, eviti di fare meditazione e lavori su altro, lavori sulla respirazione, lavori sulla distrazione, fare cose che ti distraggono. In quel momento vedi che inizi a entrare nella presenza. La presenza significa che sei in questo spazio, sei in questo momento, sei in questo tempo, mi stai ascoltando, stai vedendo dietro di me
il mare che si muove, le mie mani che si muovono. E allora inizi a comprendere che sei nel momento presente. Perché la mindfulness è questa, stare nel momento presente. Però attento e attenta a non delegare la meditazione quando non stai bene, quando hai pensieri confusi, ok? Poi farò altri video legati alla meditazione. Comunque seguimi, qui sotto c'è il link e vedrai che puoi trovare tantissime informazioni legate al mondo della meditazione. E iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Quindi mi auguro che attraverso questi video, attraverso queste riflessioni che facciamo insieme, che porto su questo canale, ti permettano di aiutare la tua mente a riflettere, capire come puoi spingerti sempre di più nel tuo mondo invisibile, perché è lì che si accende tutto, nel mondo invisibile, è lì che si accende il tuo sogno, il tuo desiderio, la magia di creare, la magia di essere in uno spazio dove puoi realizzare qualcosa di autentico. Quindi la meditazione è per tutti, questo te lo garantisco, però bisogna capire da dove partire. E vai qui sotto e vedrai che trovi tantissime informazioni utili al tuo percorso, al tuo cammino. Ci vediamo nel prossimo video.